Ci siamo ragazzi, finalmente martedì iniziano i test ufficiali della stagione 2024 che noi di Casco Rosso non vediamo l'ora di vivere insieme a voi. Prima però farei un passo indietro per analizzare a freddo il 2023, per capire com'è andato, quali sono stati i trend dei piloti e in generale cosa possiamo aspettarci da questo nuovo anno. Partiamo subito! Iniziando dalle certezze, il pilota che più di tutti ha confermato quanto di buono fatto nella stagione precedente è senza ombra di dubbio Francesco Bagnaia. Pecco ha vinto di nuovo il mondiale alla guida della sua Ducati, diventando quindi il primo ducatista della storia a riuscire in questa impresa, e l'ha fatto con il numero 1 sul cupolino. Sembra una banalità, ma effettivamente nell'era MotoGP è il primo a riuscirci. D'altra parte avevano fallito prima di lui Hayden, Stoner e Lorenzo, e addirittura bisogna tornare a Mick Doohan per trovare un campione in carica che vince con il numero 1. È vero, Rossi e Marquez hanno sempre corso con il loro numero, altrimenti questo non sarebbe stato un dettaglio così raro. Ma Bagnaia può comunque gongolarsi sapendo che proprio insieme ai due mostri sacri è l'unico pilota nell'era MotoGP ad aver vinto due mondiali consecutivi, nonché il quarto italiano a vincerne più di uno nella classe regina ed è ormai anche il terzo italiano più vincente dopo Rossi e Agostini. Insomma, Pecco è ormai a tutti gli effetti un monumento del motociclismo italiano e la cosa bella è che ha ancora margini di miglioramento. Sì, perché andando a vedere i suoi numeri del 2023 notiamo subito come sia diventato una macchina da podi. Ogni volta che è arrivato al traguardo è infatti salito sul podio, ha vinto 7 gare come nel 2022, è ancora il pilota con più pole, si è trovato bene anche nelle sprint, però ha di nuovo anche 5 zeri. La sua tendenza a cadere è stata infatti il tallone d'Achille che ha compromesso il suo dominio in MotoGP nel 2023, di fatto l'unica cosa che ha tenuto veramente aperto il campionato, che sarebbe stato altrimenti chiuso con diverse gare d'anticipo. Questa è sicuramente una nota negativa, oggetto di critiche verso Bagnaia, ma allo stesso tempo rende bene la dimensione della sua forza, perché è letteralmente l'unico difetto che ha al momento, e soprattutto è un qualcosa che può imparare a correggere tranquillamente. Molto più semplice imparare a cadere meno se si è veloci, piuttosto che imparare ad andare forti se si è lenti. Se Bagnaia ha confermato il suo status di campione del mondo, Ducati è andata oltre. La casa italiana ha infatti realizzato la sua miglior stagione di sempre in MotoGP, che di fatto è una delle migliori in assoluto per un costruttore nell'era moderna del motomondiale. Ducati ha infranto tutti i propri record a partire dalle gare vinte, 17 sulle 20 disponibili, e ha ripetutamente monopolizzato i podi nei Gran Premi, nonché il podio finale della classifica iridata, che vede tre ducatisti ergersi davanti a tutti gli altri. Un dominio del genere non si vedeva da 20 anni, quando a riuscirci fu Honda, e in generale molti dei record infranti da Ducati nel 2023 sono stati proprio strappati alla casa giapponese, segnando una sorta di passaggio di consegne fra le due. Ducati insomma sta vivendo il miglior periodo della sua storia e se l'anno prima soltanto Bagnaia e Bastianini avevano fatto vedere cose eccezionali con la Desmo 16, nel 2023 tutti i ducatisti sono riusciti a farsi valere. Basta pensare che tutti e 8 sono andati almeno una volta a podio e 6 di loro hanno ottenuto una vittoria di Gran Premio. Cioè per fare meglio di così quest'anno dovrebbero veramente ottenere le prime 8 posizioni in classifica. La crescita di Ducati poi è evidente anche quando andiamo a vedere il numero di vittorie stagione dopo stagione. Dal 2016, anno in cui è tornata a vincere con Iannone, la casa di Borgo Panigale non si è più guardata indietro e dal 2021 è il costruttore con più vittorie dell'anno. Il totale parla chiaro, 56 successi per Ducati nelle ultime 8 stagioni, nettamente superiore ai due dominatori storici Honda e Yamaha e avanti anni luce rispetto alle altre case europee. Siamo ufficialmente nell'era Ducati, che al momento appare come una corazzata invincibile. Riusciranno le altre case a ricucire il gap nel 2024? Al momento la risposta sembrerebbe essere no. Se Aprilia tutto sommato sta facendo vedere cose positive, d'altra parte con un dominatore piglia tutto come Ducati è difficile fare meglio di quanto stanno facendo loro, Honda e Yamaha stanno annaspando nelle acque più torbide della loro storia recente. E l'uomo simbolo di questo periodo nero è senza dubbio Marc Márquez. Lo spagnolo ha appena vissuto la stagione più brutta della sua vita, frutto di un progetto tecnico alla deriva e di una sfiducia generale che l'ha portato a dire addio ad Honda dopo 10 stagioni corse insieme. D'altra parte i numeri parlano chiaro. Il 2023 è stato il secondo anno consecutivo senza vittoria per Marc, nonché il secondo con un solo podio.
ha ottenuto i suoi primi punti nelle gare lunghe soltanto a metà stagione e ha chiuso con appena 58 punti nelle manche domenicali, praticamente la metà rispetto al 2022. Come ciliegina sulla torta poi è stato il pilota che è caduto di più, addirittura 29 volte, palesando la sua mancanza di confidenza con la Honda. Anche Yamaha sta vivendo una crisi profonda dopo essere riuscita a vincere il titolo nel 2021 e con KTM nel 2023 condivide un record non invidiabile. Loro due sono infatti le uniche case a non aver vinto nemmeno un gran premio in stagione e nel caso di Yamaha erano 20 anni che non succedeva. Nel 2003 infatti ricorderete che Yamaha visse una delle peggiori stagioni della sua storia, ma arrivò Valentino Rossi a salvarla nel 2004. Ecco, il problema di oggi è che per il 2024 Fabio Quartararo non sembra essere abbastanza per riuscire a invertire la rotta. Chi invece ha ritrovato la via dei successi del passato sono Italia e Spagna. Le due storiche superpotenze del moto mondiale, dopo un paio d'anni di transizione, sono tornate a dominare il MotoGP, questa volta con l'ago della bilancia che pende in favore del tricolore. Sono 19 su 20 i successi complessivi delle due nazioni, con 11 di questi che portano la firma di due soli piloti, Bagnaia e Martin, che insieme hanno dominato il campionato. Per l'Italia questo è il risultato migliore dal 2005, segno del fatto che di pari passo con la crescita di Ducati, anche la scuola italiana sta vivendo uno dei suoi momenti più esaltanti. Gran parte di questo merito va a Valentino Rossi, dal momento che praticamente tutti i piloti più forti vengono dalla sua Academy, ma non bisogna adagiarsi sugli allori. La nuova generazione spagnola appare molto più promettente di quella italiana, con Pedro Acosta indiziato numero uno per essere il futuro mega fenomeno della MotoGP. Se l'Italia è il presente della classe regina, la Spagna rischia di incarnarne ancora una volta il futuro. Insomma, la sfida è destinata a continuare. Ma veniamo adesso all'elefante nella stanza, perché c'è una cosa che ha contraddistinto il 2023 da ogni altra stagione nella storia di questo sport. E quella cosa si chiama sprint. Ebbene sì ragazzi, che ci piaccia o no, le sprint sono entrate nella routine della classe regina, modificando l'andamento della stagione che al momento rimane un unicum nella storia della MotoGP. Andando a vedere i numeri, Jorge Martin emerge come assoluto protagonista di questo nuovo format, essendosi portato a casa 9 medaglie d'oro e 14 podi complessivi. A inizio campionato era il favorito per un risultato del genere, ma solo nella seconda metà di stagione è veramente esploso, diventando il re incontrastato del sabato. Nelle prime uscite Bagnaia era il migliore anche nelle sprint, come certificano i suoi 13 podi e le sue 4 vittorie, ottenute tutte appunto nella prima metà della stagione. Come ho già detto, il nuovo format ha impattato l'andamento dell'anno. Ci sono stati ad esempio degli infortuni durante le sprint che ci hanno privato di vedere i piloti correre nelle gare domenicali. Ma lo stesso campionato è rimasto aperto più del dovuto grazie ai punti ottenuti al sabato da Martin, che senza le sprint non sarebbe arrivato a Valencia con ancora la possibilità di vincere il titolo. Soprattutto però, e qui è un pensiero più personale, le sprint hanno alterato l'andamento del weekend andando ad appiattire le emozioni che era in grado di suscitare. Se fino al 2022 il weekend della MotoGP iniziava con le prove del venerdì, in un crescente stato di ansia e aspettativa che culminava alle 14 di domenica con la gara, nel 2023 si è cercato di virare verso un eccesso di emozioni, finendo per farne indigestione. Il venerdì ora è una corsa frenetica verso l'accesso diretto alle Q2 e il sabato mattina bisogna subito affrontare la pressione delle qualifiche, sapendo che poi al pomeriggio bisognerà gareggiare. E non sarà una gara normale, ma una corsa breve e intensa in cui l'errore e l'eccesso di foga sono dietro l'angolo. Alla domenica si arriva quindi già sazi di MotoGP, ma manca ancora la portata principale, che però non ha cambiato granché gusto. Spesso e volentieri, infatti, chi va forte nella sprint poi ripete la prestazione la domenica, e noi spettatori abbiamo subito uno spoiler non richiesto che ci rovina ulteriormente l'esperienza dell'evento principale. Mi dispiace ragazzi, durante l'anno ho provato in tutti i modi a farmele piacere, però il mio resoconto finale sulle sprint è una bocciatura su tutta la linea, cioè mi rovinano anche i confronti statistici con le altre stagioni, sapete quanto io ci tenga le statistiche, no? Vabbè dai, pensiamo al 2024 che è meglio. Quindi, per il 2024 le aspettative sono alle stelle. Partendo da Marquez, Gresini fino ad arrivare a Pedro Acosta, ci sarà tanta carne al fuoco di cui discutere.
dando uno sguardo finale ai numeri del 2023, possiamo constatare che tantissimi piloti sono andati a podio, ben 15, uno in più rispetto al 2022. E la mia idea è che quest'anno questo numero crescerà ancora, perché ormai letteralmente chiunque può ambire a uno dei tre gradini ogni domenica. Certo, nell'ipotesi di un dominio di 3-4 piloti questo numero difficilmente aumenterà, ma era per rimarcare come in MotoGP oggi non si può e non si deve sottovalutare nessuno. Anche lato vittoria abbiamo avuto un pilota vincente in più nel 2023 rispetto al 2022 e soprattutto fra questi c'è stata finalmente la vittoria a lungo inseguita di Joan Zarco. Per quest'anno rimangono solo 6 piloti che non hanno mai vinto un Gran Premio, 5 se escludiamo Acosta che è un rookie. Voi chi pensate sarà il primo a sbloccare anche questo traguardo? Per me l'idea più ovvia è Alex Marquez, visto che guida una Ducati e ha già vinto 2 sprint, ma sarebbe veramente bellissimo vedere Luca Marini vincere la sua prima gara con la Honda HRC. Io faccio il tifo per lui. Bene ragazzi, per questo video è tutto, speriamo che il 2024 sia una stagione memorabile e che ci faccia divertire dall'inizio alla fine. Ringrazio tutti gli abbonati del Casco Rosso Plus e tutti gli iscritti che tengono in piedi il nostro progetto. Se volete supportarci trovate in descrizione tutti i modi per farlo e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!